benvenuti a Stracult Live Show. No, scusate, benvenuti a Stracult Quiz Show. Andrea, la scaletta. Benvenuti a Quiz Show, Stracult Quiz Show. Bene, il Statale 66 con il riff tipico del nostro quiz. Sì. Oggi, Andrea, risponderemo a delle domande sulla vita di Donatella Rettore. E abbiamo in studio, non fare quella faccia, guarda, tieni, perché sono. Abbiamo in studio la nostra postazione, vedete, non con le nostre cuffie, pronte per le due concorrenti esperte massime di Donatella Rettore. Chi? Entrino le due concorrenti, tu sei la Valle, Valle Accoli. Eccole qua, ma le conosco. Nostre concorrenti, benvenuta a Stracult Live. Ma le Donatella, signori, la prima regola della televisione qual è? Niente gomme da, lo diciamo sempre Mike Buongiorno, niente gomme da masti? Ma ero di fretta, cosa devo sputa fare? Cosa stai facendo? Sputa! Ma... ecco, io non... Vuoi iniziare il quiz, ragazze? Indossate le cuffie. Non come so cosa sta accadendo, quindi io mi dissocio. Come vi chiamate? Silvia e Giulia Provvedi, alias le Donatella. Ah, siete parenti? Sì, siamo sorelle gemelle, sì. Benissimo, siete preparate? Siamo preparatissime. Siete concentrate? Assolutamente. Allora partiamo con la prima domanda, che è la seguente. Nel 1982 Donatella Rettore partecipò a Microfono d'Argento. Che cosa, quali sono le tre possibilità, Andrea? Le tre possibilità tu mi hai scritto è, cantava un turbante. No, cosa aveva in testa? Cosa aveva in testa? Un turbante, me l'hai dato adesso? Un turbante, due antenne da grillo, un paio di corna da diavolo. Attenzione, concentratevi con la risposta. Questa, ragazzi, è semplicissima, però. La sapete? Sì. Due antenne da grillo. Vediamo, Andrea. L'RVM. No, siamo imbattiti. Dammi una lametta che ti taglio le vene. Ti faccio meno male del trapianto del rene. Ti voglio bene, sì, ti voglio tanto bene, ma... Ma dammi una lametta che mi schioppo le vene. Risposta esatta! Complimenti, grazie. Siete brave voi. Grazie. Passiamo alla seconda domanda. Siamo nel 1981. Il programma è Disco Ring. Andrea, vediamo il filmato. Sì, vediamo il filmato. Brava. Ho fatto questo 33 giri dove c'è una canzone firmata da un grande personaggio. Sì, ha scritto una canzone per me perché gli piaccio. Chi era, Andrea? Chi era il grande artista internazionale che firma uno dei brani di questo album? Ci sono tre possibilità? Sì, una è Malgioglio, l'altra è Toto Cutugno e un'altra ancora, l'ultima, è Elton John. Sono imbarazzata per la facilità di questa... La spocchia proprio di queste concorrenti. Vabbè, sentiamola. Elton John! Elton John? Sì! Vediamo la risposta. Ha scritto una canzone per me perché gli piaccio, Elton John. Anche lui sarà perché mi ama. Becca. Ok. Becco che cosa? Becca. Voglio dare d'ore, zac. Eccola qui, formata testa. Grazie, questa me la porto a casa. Risposta esatta, brave. Grazie. Belle e brave. Grazie. Ma la terza prova vi metterà in seria difficoltà. Voi sapete cantare, come ve la cavate? Ci provate perché la terza prova è una prova canora. Dovrete esibirvi in uno dei pezzi classici di Donatella Rettore. Seguitemi, toglietevi le cuffie, grazie. Ma non e c'era. Vediamo come se la caveranno qua. Cantano. Scusa. Prego, eccovi qua, band. Quindi, Silvia. Prova. Che bello. Silvia e Giulia Provvedi tenteranno di cantare questo pezzo di Donatella Rettore che si chiama... Donatella. Vediamo come se la cava. In diretta dallo studio 6 Saxa Rubra in Roma, Stracult Live Show! Non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a chiamarci Donatella. Oh oh oh, Donatella. Chiamami soltanto mi sentori.
Risposta sbagliata, purtroppo, la risposta sbagliata. Ma vabbè, cosa stai dicendo? Ma non è vero! Le Donatella Stracult Live Show! Benvenute ragazzi, andiamo a sederci. Prego, con gli Statale 66. I microfoni. Grazie ragazzi. Ragazzi, ecco, intanto fatto. Noi ne approfittiamo per presentarvi il padrone di casa, Marco Giusti. Dove sei, Marco? Sono qua. E sicuramente tre ragazzi che conoscete molto bene, i nostri esperti di cinema, Luca, Matteo e Luigi. Buonasera a tutti quanti. Ma siete gemelli anche voi? Siamo gemelli. Anche voi? Siamo gemelli, siamo mesi. Sì, sì, siamo mesi. Siamo zigoti. Siamo mesi. Attaccati, indovina un po' per cosa? Ragazzi, a questo... Comunque, la notizia è che le Donatella sono tornate a cantare. C'era Marco che voleva fare una domanda. Questa è una bella notizia. Molto bellissima. Vedi come siamo frizzanti. Prima non lo eravamo assolutamente. Sarremo quando? A questo punto. Sarebbe un grande sogno. Penso sia il sogno di ogni cantante o artista. Noi intanto abbiamo intrapreso questo progetto con Big Fish, Alberto Gobbi e tanti altri del team che hanno reso veramente speciale questa nostra ripartenza, insomma questo nostro nuovo inizio di questo 2019. Siamo felicissime, dopo tanti progetti finalmente si ritorna alle origini. Aspetta, devo dire una cosa. Dilla, bravo. Perché oggi è proprio iniziata una vera e propria challenge del nostro singolo. Scusami, ma è una challenge. Challenge è virale. Praticamente tu lanci un hashtag. Ma continua di parole che non conosco. Allora, vi aiuto io. Semplice. No, c'è ti un dicono toccatevi il naso e tutti quelli che seguono le Donatella si toccano il naso. Sentiamo qual è la challenge. La challenge è ovviamente un balletto dell'estate. Sulle note della nuova canzone. Quindi poi lo faremo perché... Poi lo faremo vedere. Ma cosa c'entra il naso? I fan devono esibirsi in un balletto sulle note della canzone. Che ci fate poi dopo? Assolutamente, sì. Posso chiedervi di dove siete? Che fate? Siamo modenesi, viviamo a Milano da 6 anni. A fa che? Da libera interpretazione. E studiate? Avete studiato? Sì, siamo diplomate, abbiamo studiato moda, abbiamo... due capsule collection d'abbigliamento, in più amiamo la musica, cantare, lo show, e quindi purtroppo siamo venute a rompermi. Scusatemi, non trattate male le Donatella, perché sono delle bravissime ragazze. Voglio capire, non ti preoccupare, siamo pronte perché gli uomini lo sappiamo che siete ma così, voi uomini, caldo, siete peperini. Siamo pronte. Marco, non hai caldo. Marco, ti prego, voglio far vedere un'immagine. Voglio è affascinato da molto, molto affascinato le Donatella. Se noi abbiamo invitato dobbiamo capire che... Non si spiega, lui non riesce a capire la nostra voce. Vorrei far vedere delle immagini. Voi siete molto attive sui social, su Instagram vi seguono un sacco di persone e avete fatto impazzire i vostri followers. Come? Con questa immagine. E Marco Giusti anche che è andato fuori. Non ci sta capendo più niente. Cioè questo sarebbe il vostro vestito di solito? No, questo parlate è così voi. No, questa è uno scatto backstage di copertina del nostro singolo. Più back che stage mi sembra come certo. Scatto. Invece a Stracult siete ultra castigate. Amo anche lo sport. Che sport? Tipo? Faccio box, tante discipline. Io ho giocato a calcio 10 anni. Calcio femminile, sì, serie B a calcio. Certo, sì. Maschile. Come vedi quante risorse. Attento, non so se hai notato che ho detto il box apposta. Ho detto box apposta perché... No, io non so fare niente, tranquillo. Ah, Marco, adesso cerca di concentrarti, non guardare più da quella parte, perché ci sono delle altre news della settimana. Perché abbiamo una nuova rubrica che io non conoscevo, perché oggi hai fatto tutta la scaletta tu, quindi nessuno allo sport. Qual è la nuova rubrica? Stracult News. Allora, ci avranno una sigla. Ma sarà sempre quella scrausa che insanno che tira fuori. Ce l'avete una sigla? Ma non ce l'ho. Carina. Vabbè, questa volta va bene così, va bene. Sì, che c'è? No, mi pareva. No, scusa. Cosa? È il gemello di Alessandro Meozzi, credo, no? Sì, c'è un componente in più. Vabbè, ma capisco di cosa parlare. Gemelli. La prima notizia di questa settimana... Che abbiamo un nuovo inviato. C'è un nuovo inviato che è... Un giovane, virgulto, una nuova speranza, che è andato alla Biennale di Venezia. Sì.
Io ci vado sempre. Io chi? Noi abbiamo mandato il nostro nuovo inviato, Marco. Lo so, sono io. Voi siete mai state alle Biennale di Venezia? Non siete mai vi occupate a crearti? È la mia seconda casa. Ah, a Venezia è la tua seconda casa. Dopo Milano, dopo Modena. Mi accodo. Ci accodi. Quindi si concorda. Guardate questo speciale che abbiamo fatto sulla Biennale di Venezia e poi ci darete un voto su questo nuovo inviato, perché non sappiamo se assumerlo o no. Ce lo direte voi. Dobbiamo valutarlo bene. Sì, quindi. Valutatelo. Okay. A vostro rischio e pericolo. Vediamo. Rieccoci alla Biennale Arte in quel di Venezia, più fredda del solito. Temi forti quest'anno sono il doppio: l'identità africana, identità femminile, identità queer, esattamente come al cinema, l'invasione dei detriti e dei rifiuti sulla terra e dentro il mare, ovunque. Questa è un'opera olografica di Cyprien Gaillard. Il turco Halil Altindele ricostruisce il viaggio spaziale del primo e unico cosmonauta siriano. Porancia. Un bacio a Stracuccia. Rimango un po' più a lungo nel periglione brasiliano per le ragazze bellissime che ballano la swinger, opera di Barbara Wagner e Benjamin De Burca. Ho adorato questi video di Alex Dacourt, c'è anche un Bart Simpson che fuma una sigaretta. Ecco il doppio Elvis di George Kondo, artista molto alla moda. Questo è il progetto di doppio canale tutto nero di Khalil Joseph, l'opera più politica della Biennale. L'identità africana, femminile e lesbica esplode con gli autoritratti di Zanele Muoli. Questa è Martin Gutierrez, star queer della Biennale. Imperdibile, infine, il padiglione del Ghana con un film da 50 minuti di John Akonfra e le foto di Felicia Abba. Arrivederci fra 2 anni. Complimenti, molto. Guarda, bello. Ho portato anche il manifesto del il padiglione. Ha assunto questo nuovo inviato? Ecco. Mi sembra molto preparato. Assunto. Secondo voi assunto, Pils? Secondo noi assuntissimo. No, dai. Noi siamo qui più che altro per commentare una cosa che è successa questa settimana. Si sono tutti svegliati e hanno fatto tutti dei film ispirati a dei videogame. È vero. Li hanno presentati e noi abbiamo portato un tweet che fa vedere il Sonic cinematografico e... Niente, è uscito regale. Il trailer di Sonic con Jim Carrey e pare che sia un disastro totale, è quindi terribile. Hanno cercato di cambiare completamente il design del personaggio, vogliono rigirare delle scene. Insomma, ma questo è il Sonic che hanno presentato ed è sembra bigio, è terribile, ha dei denti. Cioè, non è stato molto ma criticato. Ma non è blu, bigio è verde. Non è. Ma è verde. Scusa, possiamo sovrapporre bigio è blu come Sonic. Non è blu, è un po' verdino bigio. Vabbè, scusate. Sono olivastro. Andiamo, lanciamo un attimo la pubblicità, sì. Poi ritorniamo perché abbiamo promesso una grandissima puntata. Dacci Simone Donatella, ma poi si parlerà di che cosa? Sì, ma io non sono blu comunque, ragazzi. Un po' sì, vabbè, comunque poi si parlerà di Bagaglino. Pubblicità. Certo. Sei un po' blu. No. Appoggiato al muro, soffi il fumo di una Lucky Strike. Di sicuro sembri un duro, ma in versione light. E sarò sincera, io già da stasera sono dove non sei tu, non sei tu. Se la fortuna è cieca, è una discoteca dove ballo senza vederti più. Scusami, ma
lo stesso. Non mi richiamare che se parli non ti sento. È un po' come sul dance floor quando sono in mezzo. Tu rimani fuori e guardi cosa ti sei perso. Scusami ma esco, tanto fa lo stesso. Non mi richiamare che se parli non ti sento. È un po' come sul dance floor quando sono in mezzo. Tu rimani fuori e guardi cosa ti sei perso. Scusami ma esco, scusami ma esco, scusami ma esco, scusami ma esco, scusami ma esco. Grazie Donatella, scusami ma esco. Bravissimi ragazzi, abbiamo imparato subito. 3 secondi. La challenge per far capire, challenge, per far capire a Marco la challenge adesso. Tutti i loro fan devono fare questo, giusto? Sì, esatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Mentre riprendiamo posto, adesso lo proverà Marco Giunosches. Ricordiamo che è uscito ieri. Ma questo titolo è un po' bizzarro perché si presta. Ma scusami, ma lo esco. Ma scusami, ma la escort. Ce ne sono varie. Ce ne sono varie. Interpretazioni di parodie. No, in realtà l'abbiamo scoperta perché comunque ci taggano. Non vorrei dire altre. No, ma dimmi, tanto su Instagram potete trovare il balletto completo che è stato pubblicato oggi. Il balletto completo, ispiratevi, ma il testo anche voglio capire, cioè allora, voi uscite, ma se voi uscite perché i maschi stanno a casa, certo, perché scusami, ma sto cazzo esco, basta, me ne vado. Ci sta. Cosa applaudite? Minimo di femminismo. Scusami, quello lì starà lì sulla PlayStation. Allora, l'uomo che esce dal calcetto. Noi siamo da parte delle donne, noi abbiamo un pubblico femminile molto vasto, leggiamo tante storie, è una cosa ovviamente generale, però spesso e volentieri gli uomini fanno gli... Lì? Stronzi. Eh? Ah, gli stronzi. Quindi perché per noi donne non possiamo dire, ragazzi, stavolta state a casa voi, usciamo noi. Perché non conoscete Luca Vecchi? Ma insomma, questo. Che c'è Luca Vecchi? Bravissimo. Oh, sì, Luca Vecchi. Noi stiamo applaudendo perché giustamente finalmente possiamo stare a casa a giocare con la Play senza uno che ci parla dentro le orecchie. Finalmente. Grazie allora, mille. Ragazzi, devo riprendere. È un momento importante. Cioè, concentriamoci un attimo. Voglio vedere se sarai capace di fare la stessa intervista che hai fatto a loro ai prossimi ospiti. Perché con lo stesso entusiasmo, sì, direi io. Con questo stesso friccicolino. Sugli stessi temi. Allora, sì, oggi abbiamo deciso qua a Stracult di parlare di un programma che qualche anno fa, insomma un po' di anni fa, nel 1988, vi do un anno a caso, è riuscito a fare 9 milioni di telespettatori su Rai 1, un programma che ha fatto la storia della televisione. Con puntate anche da 14 milioni e passa. Sì. Stiamo parlando del Bagaglino. Ma aspetta. Come facciamo a far entrare, allora, i nostri ospiti? Abbiamo due grandi protagonisti del Bagaglino che faremo entrare su una sigla di uno dei programmi del Bagaglino, che era Bucce di banana. E quindi direi sigla! Allora, venite perché hanno bisogno... Dai, due meravigliose, sentiamola, prime cose. Sentiamola la musica, sentiamola. Si sente. Stracuzza, signori. Di banana. Abituati a sapere delle prime donne, delle palle di vetro. Vincitore, Maurizio Mattioli. E autore del Bagaglino e Maurizio Mattioli, comico, attore e colonna portante del Bagaglino. Buonasera, benvenuto. Prego. Maestro. È un piacere. Au. Bentornato. Dal Bagaglino, che l'abitua sempre. Ragazzi, con le belle donne che ballano, prime donne. Grazie, quindi, perché c'hai quelle sono le vostre state delle ragazze meravigliose nel video, sono delle spentole. Sì, il Bagaglino era famoso anche per le belle ragazze. Sì. Il Bagaglino era famoso per le belle ragazze, Pamela Prati, Valerio Marini e per i tanti grandi comici. Certo. Pippo Franco, Ernesto Lionello, Gullotta. E perché eravate Martufello, Zamma, Dovì, quanti sono?
Beh, ormai. C'avete tempo, lo possiamo fare. Noi abbiamo fatto un piccolo sunto tramite una scheda di Marco Giusti. Benissimo. Ce la vediamo così almeno sappiamo dove andare a prendere magari le idee. A parare. Ecco, andiamo a vedere. Scheda. Cosa succede qui? Oh, caro Craxotis, qua il tuo Chiesatis s'ha fregato un sacco di sordi. E io che c'entro? Mandalo subito in galera questo mariuolo. Mi scarichi così, eh? La politica spettacolo, anzi la politica ama spettacolo, nasce in TV in Italia alla fine degli anni Ottanta e della Prima Repubblica. Da un teatrino di Roma, a 200 metri dal Parlamento, Rai 1, in prima serata, manda in onda Il Bagaglino, un cabaret di comici e ballerine ideato e scritto da Pierfrancesco Pingitore e Mario Castellacci. E come mai è venuta tutta così impellicciata? Perché mica potevo venire tutta nuda così. Ma chi ti bigogna? Sono due ex giornalisti di destra. Pingitore, anche regista sia degli spettacoli sia dei tanti film che farà con gli attori del Bagaglino, era stato capo redattore del rotocalco Lo Specchio. Un curriculum non proprio presentabile in tempi in cui il mondo dello spettacolo era per lo più di sinistra. Negli anni Ottanta la questione si era molto ammorbidita. Va detto che il Bagaglino aveva in compagnia alcuni tra i comici e i personaggi più popolari del tempo: Pippo Franco, Gabriella Ferri, Bombolo, Leo Gullotta e il Woody Allen italiano, Oreste Lionelli. Ma è tutta colpa mia. Fino a sei mesi fa dicevate come te non c'è nessuno. Con l'avvento del Bagaglino in TV e della politica spettacolo, i politici colgono l'occasione al volo, specie quelli di seconda e terza linea, quelli del PSD, PLI, PSI, andavano al Bagaglino a ridere sui mascheroni di Craxi e di Andreotti, che si azzuffavano come burattini, a corteggiare le bellissime ballerine come nei vecchi varietà, a farsi vedere inquadrati in platea e sorridenti. Persino a farsi prendere in giro da casa. Conveniva a tutti. Il Bagaglino ci faceva cabaret, la TV faceva ascolti enormi, i politici ci facevano direttamente campagna elettorale. Adesso qui voi avete Craxi per spettatore. Lo possiamo insieme. Far venire se lo vuole avere vicino. No? Castellacci e Pingitore, anarchici di destra secondo una loro definizione, furono felicissimi di trasformare in teatrino dei pupi quel che restava della Prima Repubblica. Noi non avevamo ancora visto niente. L'unica aspirazione che mi piacerebbe molto vedere assecondata è quella di essere Papa, però non è... Però non è... Questa puntata fece 14 milioni di telespettatori, questo ultimo film che abbiamo visto. Erano contenti i politici di venire al Bagaglino? Beh, penso di sì, perché nessuno li trainava, nessuno li obbligava a venire. Spiegaci, chiamavano loro o chiamavate voi? Questo è difficile da dirsi. Non perché... si può dire? No, si potrebbe anche dire, ma non lo so neanche io in realtà, okay. Perché noi avevamo una persona molto brava che era adibita proprio a trovare... E si chiamava? Cioè, si chiamava Gabriella Lepore Dubois. Che ci portò per esempio Andreotti, ma poi oltre ad Andreotti moltissimi altri politici di varia umanità, di vario colore e anche di varia importanza. Però si comportarono sempre tutti bene, nel senso che stettero al gioco, noi gli raccontavamo delle barzellette prima, sì. Perché dovevano rispondere a questo canone. L'uomo politico è anche un uomo di spirito, per cui a un certo punto doveva raccontare una cosa divertente, una barzelletta, eccetera. Il problema è che raccontavamo noi a loro queste barzellette, soprattutto Pippo, loro le imparavano, non le sapevano poi, ripete, e facevano delle figure terribili, perché non c'è di peggio della barzelletta sbagliata. Erano ancora un po' ingenui i politici, a parte Andreotti. Vedi che anche Andreotti, di fronte al palcoscenico, poi è sempre preso da un qualche, non dico tremito, ma insomma da qualche incertezza. Così. E in genere erano rispettosi. Io mi ricordo per esempio Di Pietro e Schifani una volta parteciparono a un nostro spettacolo che si chiamava Torte in faccia.
Allora, il politico doveva assistere a tutto il nostro programma che si sviluppava con tante cose, balletti, e poi a un certo punto doveva alla fine fare una specie di esame. Chi risultava più simpatico veniva, e attraverso una votazione del pubblico, il più simpatico evitava la torta, il meno simpatico riceveva la torta in faccia. E allora, quella volta erano Di Pietro, tanto un nome, e Schifani, che era presidente del Senato, e fecero questa gara. Non si seppe mai chi vinse, ma tutte e due si diedero la torta in faccia. Poi arrivò, molto politico, arrivò Zamma, che era, faceva l'imitazione benissimo di Di Pietro, il quale si diede la torta in faccia e cadde, scivolò, caddero tutti, insomma fu un gran casino. E te quando entri dentro al bagaglino? Io entro Maurizio. Entro nel 90 facendo l'ultimo Gran Caramel. E chi poi c'era? Pamela poi andò via. Io entrai al terzo Gran Caramel, facevo Yeltsin, che a quei tempi andava forte. Yeltsin, Corvo Bianco, ti ricordo. Da Svitonia. E poi dopo feci un film con Ninni, molto divertente, che è una parodia del Festival di Sanremo. Gole Ruggeri. Con la Marini che veniva lì per la prima volta a fare una cosa già molto bella, molto, molto fotogenica, straordinariamente fotogenica. E lì mi ricordo fu una bella cavalcata, Sanremo, Roma, insomma. Ninni mi disse: che cosa fai quest'inverno? Io gli dissi: mi copro se fa freddo, insomma. E lui mi rispose: non fai lo spiritoso, vediamoci domani al bagaglino. E quel vediamoci domani per me ha significato il salto a questo. Maurizio, questo accadeva nel 90. Noi, per omaggiarvi, perché siamo molto felici di avervi qua ospiti, abbiamo deciso di farvi vedere un'intera puntata del 1988, il 29 novembre. Tutta la facciamo vedere? Certo, quanto tutta, dura? Due minuti. Velocizzata così. Velocizzata. È stretta, puntata tutta però, vediamo. Vedete? Tutta la puntata. Omaggiare. Buonasera a tutti. Buonasera e benvenuti alla nona puntata di Biberon. Eccomi qua. Scusate il ritardo, ma al Senato c'era la discussione sul voto segreto. Sì. Ho dovuto affrontare un pugno di democristiani. Ah, hanno menato? Potrebbe arrivare qualche cliente. Non mi importa, guarda, nemmeno se da quella porta dovesse entrare il pacetenno in persona. Guarda com'è dannunziana la nostra Pamela. Ma che dannunziana? Io sono sarda. Sì, buonanotte. Vada Cucci, hai visto le figure che mi fai fare? Hai visto le figure? Onorevole, venga! Giulio Andreotti, l'accompagno, piacere. Micare, fai gli onori di casa. Buonasera, scusi, volevo presentarle... Alle nostre Silvia e Giulia, voi
ve lo ricordate, l'avete visto, siete giovani, speciali, tanti speciali, perché è importante ricordare, per storia. Me uno dei programmi, esatto, che ha fatto la storia, un mix di musica, cabaret, talento in primis, perché è difficile, e in più è bello anche il coinvolgimento con i reali, i reali sì, protagonisti, i personaggi, sì, molto. Ma loro potrebbero farla una nuova... Ammazza! Le scritture Pier subito. Francesco! Le scritture subito, ha detto. Un po' porta a porta però, Un po' porta a porta sembra oggi, cioè sembra molto politico spettacolo. Come fa Vespa, vero? Ah, questo qui. Beh, insomma, sai, il tempo è un po' passato, oggi lo faremmo forse in maniera diversa. Io mi ricordo critiche, però pessime, ovviamente. Le critiche dei giornali... Meno male, perché se le critiche sono buone vuol dire che lo spettacolo non ha visto nessuno. Allora, per noi era un fatto d'onore proprio avere delle critiche. Ma senti, il fatto di essere di destra, di no? Destra. In fondo... Io mi ricordo, io vedevo i film tuoi, suoi, sì. E dicevo, ma come faccio a farmeli piacere ugualmente? cioè c'era un momento politico non così... Dimmi dalla addosso a tutti. Ma tu devi pensare questo, Marco. Tu sei di sinistra. Ammazza, almeno ero di sinistra. Allora, ero di destra. Per buon cuore. Perché se non ci fosse uno che è di destra, tu come faresti a sapere che sei di sinistra? Come faresti? È così. Capito? Saresti privo proprio. È come una porta che non avesse l'altro stipide, non saprebbe. Io mi ricordo Wablob, mettevamo sempre i pezzi vostri, specialmente sulle buone, sulle bombe della Marini della Brasi. Che bastavano dire buone. Erano molto forti. Questa robaccia di destra, così, Però intanto lo montavano, certo, attenzione. Certo. Voi avete scelto, avete scelto un sacco di titoli per... Ve li ricordate un po' i titoli? Creme Caramel, Biberon. Poi Creme Caramel, poi... bucce di banana, quando tu sai che a un certo punto ci cacciarono i professori, sì. Noi facevamo 14 milioni, però arrivarono i professori che dovevano, i professori erano una schiera di illustri. Maestri di diritto e di altro eccetera, che furono chiamati a dirigere la RAI. Allora come prima cosa disse, dobbiamo purificarla, per esempio il bagagliino non si può tenere perché un'azienda di stata seria non può avere il bagagliino. Io ero perfettamente d'accordo e infatti ci tolsero. Se non che c'era l'unico che capiva di televisione lì era Angelo Guglielmi, sì. Io ero di destra, lui era di super sinistra. Comunque, per onestà intellettuale, andò da questi e disse: signori, guardate che ci hanno tolto tutta la pubblicità perché avete tolto il bagaglino, cioè tutta, buona parte della pubblicità. Allora loro si ravvidero. Allora vollero conoscermi, facemmo amicizia, ci richiamarono e ci diedero un sacco di puntate, eccetera, richiamandoci e facendo l'anno successivo appunto questo spettacolo che chiamammo Bucce di Banana, perché avevamo fatto uno scivolone su una buccia, ma eravamo risorti come il terzo giorno. E poi però siete andati tutti al Canale 5. Siamo andati via perché a un certo punto avevamo rischiato troppo. Ma non siamo ancora arrivati Se fossero arrivati altri professori, ci sarebbero cacciato via. Allora, prima di essere cacciati Ma noi via, nel 94 ci dobbiamo ancora arrivare. Facciamo dei piccoli passi. Facciamo i passi. Vai. Noi adesso vogliamo andare nel 1993 con Saluti e Baci. Benissimo. Perché non avete ancora citato Saluti e Baci. No. Saluti e Baci. È il primo dopo Caramel. Dopo la Prati fu il primo Saluti e Baci. Quello della Marini. No, Prati era buona però, Maurizio. Mamma mia, Marco, oggi non ti si viene. Vediamoci la clip di Saluti e Baci. Non ho seguito il caso. Oggi è andata così. Vediamo Saluti e Baci, 1993. Ma in sostanza, tu sei a favore o contro la cleptomania? Io farei un referendum. Cossi referendum, hai rotto segni? Sì, viva i cleptomani, fratelli poveri dei socialisti! E perché? Dei democristiani o degli ex comunisti no? Ma sì, facciamo dei tutti, facciamo una bella famiglia dei cleptomani, tutti cleptomani, e non se ne parla più! Ma cosa dite, fascisti?
Ma tocchetto! Mi hai staccato! Oddio! Un po' vivace la discussione, ma sempre di grande stile, eleganza e signorilità. Guardi che il presidente Amato si è fregato una bottiglia. È la parodia del corso di Ferrara, di Ferrara. Che mondo era dietro il bagaglino, Maurizio? Che cosa? E che mondo c'era dietro al bagaglino? Ma noi siamo sempre... Qual è il casino che facevamo? Io un po' più degli altri. Ma per noi, sempre con grande rispetto del nostro lavoro, noi lavoravamo tutte le sere in teatro, il pomeriggio provavamo quello che il sabato e la domenica, il venerdì e il sabato avremmo fatto in televisione. Cioè, era molto faticoso, però ce l'abbiamo fatta alla grande, io ero felice, io contrario, a me non mi pareva vero, poi io sono la persona meno adatta perché ho sognato per la vita di stare lì dopo aver fatto tutta la trasfida dei cabaret romani, figuriamoci se mi la metto. E perché non ti avevano chiamato prima? L'ho fatto un po' rabbia. Nini, vedi, Nini, la cosa che magari quelli del teatro classico, no? Sai? Sì.
sono che noi facciamo lo spettacolo e tu mandi le camere per riprenderlo, lo spettacolo lo faccio io, tu non vedrai mai niente, tranne che quando si accendi il televisore, quando viene trasmesso. E lui, devo dire, che rispettò sempre questi patti, cioè non intervenne mai per un senso o nell'altro, eccetera, per tutto il tempo in cui una volta sola mi chiese un favore, mi telefonò e mi disse: puoi chiudere alle 11:30, alle 11:15, non più, non oltre, perché io devo andare da Vespa e allora cominceremo. E allora disse: va bene, stai tranquillo, alle 11:15 finiamo. D'altra parte saremmo arrivati alle 11:30 al massimo. E Vespa quanto fece di share, quella non te lo ricordo? Quella non mi ricordo, però noi facemmo bene, insomma, e non ci ne nocque affatto. Però gli demmo questo piccolo contentino che in fondo se lo meritava. È finito quel tempo, Ninni? È passato tutto, perché penso che non ci siano neanche a dirigere le reti, a dirigere le televisioni, eccetera, personaggi che possano apprezzare quel tipo di spirito e anche quella libertà, diciamo. E oggi faticherei a trovare un posto nei programmi sia da una parte che dall'altra. E invece sei venuto qua a Stracult perché noi... Perché questa è un'isola. Ti apprezziamo, siamo un'isola felice. Che ha la pubblicità. Un'isola felice che però ha la pubblicità tassativa. Certo. Vediamoci allora questa pubblicità, se c'è. Sì, io sono contento. Tu sei contento. Ma io contentissimo, vediamola. Avevo un beat, veniva in moto con me, avevo un beat che mi piaceva perché avevo un flip che faceva così. Avevo un beat che poi ballavo con te, avevo un beat, la dinamite con me, avevo un flip e con tutti i beat. Touch me baby and I love you so. Faceva così, avevo un beat, che poi ballavo con te, avevo un beat, la dinamite con me, avevo un beat, e con tutti i beat, touch me baby and I love you so, woo! Avevo un beat che veniva in moto con me, avevo un beat che mi piaceva perché avevo un flip che facevo così, avevo un beat che poi ballavo con te. Siamo le fan, Big Breath Band!
Weekend. Ciao, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a voi. Mentre si stanno scambiando complimenti, diciamo, intanto questo è il vostro singolo, Avevo un beat, giusto? Sì, signore. Dove vi possiamo vedere? Dove possiamo cercarvi? Dove possiamo vedere Zapato fare la ruota? Zapato fa la ruota. La ruota, ho fatto la ruota di Zapato. La pavonesca ruota di Zapato. Un po' in giro in tutta l'Italia a partire da oggi con questa uscita del nuovo singolo. L'ultimo è il primo, penso. No, non è detto, non è detto. Da oggi su tutti i supporti digitali è uscito il singolo, la cui copertina, ci piace dirlo, è stata disegnata da Greg. Ah, grande, mi è sembrato di vedere. Che meraviglia, stava a San Dio. Forse mi sono sbagliata. Nel vostro video ci sono anche gli Statale 66. Grazie a tutti gli amici. Tutto lo staff di Stracult. Ci sei anche tu, Andrea. Anche tu. Io e Andrea non ci siamo. Possiamo chiedervi una cosa? Perché abbiamo erroneamente mancato la ripresa della tua ruota, Zapato. E allora che facciamo? Volevamo chiederti la possibilità di rivederla. Con la musica o senza musica? Come vuoi tu. Con la musica. L'accennate? Vai. Va bene. Vai, la ruota di Zapato. Venite, vai. Ragazzi, voi restate e fate il coro di quando c'è. Venite qua. Avevo un beat, veniva in moto con me, avevo un beat, che mi piaceva perché avevo un flip, che faceva così, avevo un beat, veniva in moto con me, avevo un beat, e mi piaceva perché avevo un beat, che faceva così, avevo un beat. Ciao! Grazie, ciao a tutti, grazie Andrea, grazie alla Maddalena. Grazie. Mamma, ragazzi. E per quella puntata così forse non ci arriviamo alla fine, te lo dico. Per degli amici che se ne vanno, ci sono degli amici che arrivano. Se ne stanno andando nel senso che vanno a mangiare. Cioè, se ne vanno che sono morti, nel senso che se ne vanno fuori dallo studio. C'è un amico che invece arriva ed è G-Max con Stracult International. Buonasera! In onore di vincitore sono nato pure io di cappello, bella fratella. Allora, buona serata, vi siete divertiti? Ho sentito rock and roll, sì, bravi. Puntata divertente. Allora, torniamo allo Stracult International, andiamo in Italia, ragazzi. In Italia? In Italia. Come in Italia? Film italiano? In Italia, sto film hanno girato la Cecchignola. Ah, però non è un film italiano, sennò non è international. Però insomma, international, però è girato in Italia, Cecchignola, sì. Attenzione. La Cecchignola? Sì, film fantasy, visto che queste sono le ultime due settimane... Con The Game of Thrones, non insomma, spoilerare niente perché non so niente, però insomma siamo in tema, quindi vi faccio vedere un bel film fantasy. Dai, vediamo. Si chiama She, visto il girl power di cui parlavate prima durante il vostro pezzo. Sì. Vai, vediamo le immagini. La protagonista è una donna, bellissima, fortissima, She, lei, quindi siamo, ecco, il mondo, la Terra, siamo in un futuro post-apocalittico, tutto sfondato, distrutto, così, e c'è sta lei. C'è sta lei, ecco, guarda com'è vestita proprio da battaglia, proprio, nel capito? Nel senso che deve andare a combattere. Ma proprio da battaglia pesante, vedi, vedi? E lei gira con il suo commercialista. Ma non lo so perché, si porta dietro questo per tutto il film, che è il suo commercialista, e fanno il balletto, guarda, loro è tutto un balletto, guarda, e se girano insieme, poi devono sfonare la porta, boom, insieme, boom, insieme, vedi? E il mondo è comandato da idioti, vestiti in pigiama, così, che girano per la terra, così, dei cretini, la verità è questa. Questo, vabbè. Poi c'è il fidanzato di lei, insomma, della nostra protagonista. Sì, una sorta di Mal, dei Primitives, te lo ricordi? Mal, umore, lo vedi, no? Attraversa sto punto. Attraversa sto punto, esce sto scemo e fa: ehi, quanti siete? Dove andate? Un fiorino. Un fiorino. Questo giustamente, guarda, sto idiota che gli dice: tu non puoi passare. Ecco Mal, giustamente, via, boom, gli dà una cosa, un'accettata e gli taglia un braccio, così, dice: non mi rompe proprio. Solo che succede?
che questo personaggio che fa? Diventano due, cioè, ogni volta che si stacca un pezzo. Esatto, gli ha staccato un pezzo. Attenzione, attenzione, quindi sono due. No, altro braccio, un altro. Due pezzi. Quindi due, se loro sono due, che cosa diventano? Ah, diventano quattro. No, niente, è una tragedia. Quattro scemi, è una tragedia, non se ne esce più, è una cosa incredibile. Guardate che bello sto film, guardate, tutto il film va avanti così, per mezz'ora, questi quattro idioti. Sì, ovviamente lo deridono, no? Mal. Un modo per sconfiggerli. No, è lui giustamente. Lo deridono, vero? Sì, giustamente il nostro protagonista con staccetta dice: mo' mi avete rotto, va, boom! Li tagli a metà, uno, due, tre e quattro, quindi in quattro l'Italia. Vediamo erano se, quattro, quattro per erano quattro, quattro. Sì. Ci sono quattro pezzi, quindi 8. No, non si può, è incredibile, 8, non se ne esce più, guarda, è incredibile, 8. Sono otto cretini che giustamente insomma vanno a lui. Lui capisce che a sto punto dice vabbè fammene andare perché sennò non si chiude più. Il recinto, esatto, il comunque mezz'ora così. Allora il mondo è comandato da st'altro cretino, cioè sta faccia che no, ma Godan si chiama, è Godan, quindi è un po' porcaccione, un po' porco così, insomma, lui vedi gli piace legare le donne, vedi un po' bondage, sì è vero, guarda, lo vedi si fa portare, poi c'ha insomma sto simbolo un po' discutibile, vabbè, comunque che fa, hanno rapito sci la, vedi la frustano, vedi, frustano. Come bondage, lo vedi, sì, guarda, porcaccione, gli si illuminano l'occhio perché è arrapatissimo, lo vedi, quando ha rapato gli si brillano l'occhio, guarda che bellezza, no? Mi ricorda qualcuno di oggi in puntata, ecco, che succede, che succede? Che lui prende e se la rapisce, se la porta in camera, solo che arriva il suo fidanzato, no? A Mal. Mal, lui col potere del gli fa dare una testata, sì, nel muro. Gli fa dare la capocciata nel muro, però attenzione, guardate lui che bellezza. Con l'occhio, arriva la moglie. Aia. Arriva la moglie, aia, giustamente aia, con l'accetta. Dice: che sta a fare? No, niente, stava a fare un esercizio. Cara ragazza, niente, non ti preoccupare. La moglie, via, boom, gli dà un'accettata. Il cattivo muore così, no, per mano della non moglie. Muore perché guardate con l'ultimo colpo, l'ultimo sguardo, prende sto lazzo, non si capisce da dove esce. La impicca e proprio una tragedia greca, proprio il film muore che morono tutti e due i cattivi, sia lui che la moglie. Ma sci che fine fa? Sci? Eh no, sci che fa? Si fa un bel bagnetto, si leva tutto, si fa un bel bagnetto, si trastulla lì dentro le terme di Saturnia, si sta lì dentro le terme, così è sempre un bel vedere. Ma che finale c'è? Il finale è giustamente bello da vedere, ecco. Ma solo per far vedere due zinni. Assurdo, assurdo. Comunque. Il film, capito? Carino, carino. Vabbè, grazie G-Max. Grazie cosa? Aspettate un attimo, perché stasera ho anche una sorpresa. Cioè? Ho portato un ospite. Ma e chi? Vero. Ma come possibile? Un altro ospite? Sì, allora, in realtà stava dentro al film. Cioè, uno degli attori del film di Stasera. Non l'avete riconosciuto? No, chi? Allora, a regia, mi dai un attimo, scusa, questo. Guarda che bello. Ah, il guardiano del ponte. Chi è? Lo riconosci? Ragazzi, ce l'avete avuto pure qua in studio. Questo qua? David Traylor. Zed. Vi dice qualcosa? Mister Zed. Il grande Zed. È lui? Sta qui in studio. Però scusate, ragazzi, io mi porto via Donatelle. Ma come? Ti porti Ma perché? Sì, me cioè, porto ci via Zed in cambio e di Donatelle. E me lascio Zed. Facciamo così? Beh. Tu Donatelle al posto di Zed. Deno Zed, vabbè, ok? Allora ringraziamo Donatella che c'è per noi. Grazie. Bravissima. È uscito il loro singolo ieri. Seguitele sui social. Andateli a vedere. Tornate a trovarci dopo Sanremo, Grazie. Però così Donatella. No, porta bene, porta bene. Allora noi ce ne andiamo e intanto vi lascio questo filmato. Guardate un po'. Guardate un po'. Media in the future. Zed. Ladies and gentlemen from the GE Lab in Secaucus, New Jersey, please welcome Zed, talk show host. Mr. Zed. In diesem Falle einsteigen würde, heißt Zed. Will you welcome onto the stage from the United States, Zed. È stato in tutto il mondo, ma oggi è qui da noi Mr. Zed David Traylor! David, welcome back! David Traylor! Biggio! L'attore, se ne frega Biggio! Mamma mia, David! L'attore di sci! L'attore di sci! Prego! Cante vederlo! Presenta un pingitore Mattioli! Fuori dai panni di Zed! Piacere mio!
Maurizio Mattioli, ma David Trainor è qui con noi. Ma neanche quando è venuto ospite come Zed l'abbiamo visto senza panni di Zed. No, l'altra volta, infatti tu non lo riconosci. Ma il trucco, prego, accomodati. Il trucco di Zed? Beh, oggi non sono qui come androide, ma come, diciamo, puparo dell'androide. Come puparo. È un po' difficile controllare tutti i muscoli del corpo umano e pure improvvisare... Io quando lo sento parlare sono felice. Senti, ma questo uscì, era un film fatto in Italia? Sì. Io mi ricordo c'era anche Gordon Mitchell. Ti vuoi sedere o vuoi fare la tua Beh, forse... E c'era anche Gordon Mitchell, c'era, vero? Sì, e c'era Sandal Bergman, che era la bionda. Sandal Bergman, che aveva fatto... Conan il Barbaro. Conan. Sì, era la ragazza di Conan il Barbaro. Era anche la ragazza... Ma siediti, perché stai in piedi? Ma se vuoi stare in piedi, vado a stare in piedi, scusa. Preferisci stare in piedi, no? David, perdonami, ma è una delle prime volte o la prima volta che ti si vede in televisione senza i panni di Zed? Sì e no, voglio dire, io ho fatto film. Ma in televisione. In TV ospite. Devi dire di sì, così è lo scoop che noi ti abbiamo fatto vedere per la prima volta. Perché lo è? È la prima volta. È la prima volta. A faccia nuda. Come David Trainor. Provocante. Ma nasci prima come Zed o come attore? Veramente io da piccolo già studiavo le arti teatrali in scuole per... fatto apposta per questo. Infatti il padre di Julia Roberts era uno dei miei maestri in Atlanta. Ah, sì, davvero? Perché era un insegnante di recitazione, di mimo. Lui insegnava anche movimento teatrale, ma e c'era anche un altro che faceva, diciamo, danza teatrale. Ma lui veramente la recita. Sì, abbiamo lo stesso dato di nascita, tra l'altro. Wow. E quindi veniva a vedere e tu hai detto: carina la figlia del professore. Un bel sorriso. Io vedo poi, scusami, David, ecco, hai fatto in Italia. Scusi, lei è normale? Sì. Che è un film super trash, commedia sexy. Che parte avevi? Beh, veramente non sapevano cosa fare. Io all'epoca la mia storia è un po' strana in questo senso, perché sono venuto qui come studente. Sì. Ho vinto per caso un studiavi cosa? Beh, io stavo studiando televisione e film Temple University in Philadelphia, però per un caso ho fatto l'applicazione sicuro che di non essere accettato, ma mi hanno accettato a fare un semestre qui all'estero. Io all'epoca già ero, diciamo, puntato su questo tipo di lavoro, facevo radio in Philadelphia e facevo anche abbastanza successo. E quindi vieni qua in Italia? Vengo qua perché vorrei fare 3 mesi senza pensare allo spettacolo, ma scopro l'Italia. E l'Italia per me... Scopro. Sì, senza la R è un'altra cosa. Sì, giusto. per me questo è stato un grande rivelazione, perché l'Italia era talmente diverso di qualsiasi altra esperienza che ho mai avuto. Credo sia l'Italia è un paese assurdo, quindi... Però assurdo e bello. E anche l'America è assurdo, non lo so se avete notato. Sì. Ma certe cose che io ho sempre sospettato che erano veri, l'ho trovato le prove qui in Italia. Perciò quando finiva il semestre io ho rischiato $200, che era la multa per non tornare con gli altri studenti, per vivere in Italia senza Piccola America, che era l'università. Ricordi che ho dovuto studiare nel frattempo. Nel quelle 2 settimane sono riuscito a trovare un lavoro in una discoteca, il Piper, e un lavoro con una casa discografica. Ma lavoro cosa facevi al Piper? Ero robot. Quindi eri già Zed. Ero già Zed. Ma allora, spiegaci, perché fai scusi lei è normale? Questa è la cosa. Perché io... Perché era, non era normale. Mi sembrava, anche un titolo piuttosto appropriato per me, soprattutto in quell'epoca. Ma il personaggio che faccio è uno che sta in discoteca e che all'improvviso sa fare il robot molto bene. Anche lì. Cioè, hai fatto sempre Zed, quindi? Quasi. Voglio dire, all'inizio non parlavo italiano, perciò... il mimo era l'unica maniera che avevo per fare spettacoli. Facevo una trasmissione radiofonica per Radio delle American, che era l'unico radio in inglese a Roma in quell'epoca, e di giorno facevo spettacoli di mimo a Piazza Navona. Stupendo. Ah, il giorno facevi mimo. Cioè, quei mimi tremendi che noi vedevamo, uno di loro era te. Ma guarda la fedeltà. Sì. Ma
magari hai pure dato un magari ti avrò pure dato mille lire d'otto, era per troppo. Magari. Allora, adesso, David, abbiamo un quiz. È il famoso quiz. Ti ricordi tutto della tua carriera? Quiz, sigla! Mi fa troppo ridere il titolo. Dovete essere pronti per questa sigla. Non è possibile. Una sigla un po' povera. Allora, attenzione. Prima domanda. Concentrati. Dica. Qual è stata la tua più grande occasione persa? Oh, mamma mia. Si può dire in televisione? No, nel senso, professionalmente parlando, dico. Un provino andato male, te lo ricordi? Oh, mamma mia, c'erano un provino con un grande del cinema italiano. Fellini? No. Se? Antonioni. Se? Oh, Sergio Leone. Sergio Leone, ti ricordi qual era il provino andato male? Sì. Lo vogliamo rivedere insieme? Magari. Eccolo. Il discorso è un altro, che secondo me veramente c'è l'America, ma non questa America qui, Zed, per cortesia. Che mi ricorda un'altra questa America. Questa è un'altra America, peraltro di grandissimo successo. È un omaggio che Zed... Punto non è molto d'accordo. Ciao, Clint. Ciao. Allora, lei è Sergio Leone? Sì. Beh, ci conosciamo, no? Voglio convincerti di usarmi nel tuo prossimo film. Mi pareva di averti già usato. No, non è Clint Eastwood, è un tuo fan. No, perché che si il poncio è quello. Ma forse sei rimasto un po' indietro, ragazzo, sai? Oh. Ormai non fa più i westerns. No. E che fa? Mamma mia, fa altri film. Tu diventa un bravo attore e forse con Leone dopo lavorerai. Ho dimenticato, adesso sono gangster. Già. Ecco. Torno tra poco. Grandissimo momento, culto della televisione. Seconda domanda. Ti ricordi la prima volta che sei stato paparazzato? Paparazzed. Oh, mamma mia. No. Se ti dico Georgetown 1978. Wow. Cosa facevi a Georgetown 1978? Stavo facendo spettacoli per strada. Facevi spettacoli per strada e lo beccarono, sempre da Pronto Raffaella, vediamo. Wow. Senti, ho ricevuto una lettera di un signore che si chiama Sergio Pozzi di Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano e dice: mi permetto di inviarti una fotografia di un uomo robot che io ho scattato nell'ottobre del 78 sui marciapiedi di Georgetown, Washington, USA. Conosci questa città? Certo che lo conosco. Ecco, questo ragazzo che era sui marciapiedi facendo il mimo, eccolo qua, assomiglia in maniera incredibile a te. E infatti è il numero zero della Fiera Z. Era la modella sperimentale per questa serie. Modella? Modella. Ah, ecco, ho capito. Insomma, eri un altro te, insomma. Un altro me. Comportamenti sono quasi uguali. Attenzione, l'ultima domanda. È un gioco di parole. Games of War Throne World. Ok? Ok. Per chi hai perso letteralmente la testa, te lo ricordi? Pronto Raffaella. Stiamo parlando di un regista per caso? Sì. Un regista di film di terrore? Sì. No. Sì. Sì? Sì, il suo nome era... Dario Argento. Dario Argento, vediamo quando Zed perse la testa. Per hai paura Dario dei tuoi compagni di scuola? Scusa Raffaella, Zed l'ha mandato Iapino, va via subito. Mi prendono sempre in giro perché ho paura di tutto. Aiuto il cane. Dario Argento, fenomena. Io so che ho letto anche che Dino De Laurentiis... Sto che prontezza. Certo, tu ce l'hai. Sarai abituato a queste cose. Tagli di mani, corpi, tutto quanto. So che dunque, ha detto di te Dino De Laurentiis, prima di lasciare l'Italia e andare a lavorare negli Stati Uniti, che sei uno dei pochissimi registi sicuri, di sicuro successo. Lo dici tranquillo, quindi. No, che? Mamma mia, ragazzi, io non ne posso più, sto sudando. Adesso devo cedere la linea, comunque. È rimasto senza testa. Ma tanto tutto è finto, non è vero? Ecco, ridagliela. Sì. Immettiti la testa, cerca di ragionare col non tuo cervello. Non perdere la testa.
David Traynor! Oh, grande David! Grande. Noi abbiamo un altro ospite. Ancora? Sì, abbiamo intervistato, non poteva venire qua questa nostra ospite, ma è una grande regista, una regista svedese, l'abbiamo incontrata a Torino per il Festival di porno, Lovers. Di porno. Ma potevo dirlo io, cioè, vuoi dirlo tu? Porno che... femministi. Regista svedese di porno femministi. Hai fatto mai un porno? Niente. Oggi no. Sono oggi lo tengo. Anche come Zed porno? No. Zed, te l'hanno chiesto. Sì. Te l'hanno chiesto. La richiesta c'era? Ah sì, eh? Ma l'eccitazione no. Perché dura il robot, no? E Maurizio hai fatto mai un porno? Ferma. Hai fatto mai un porno, Maurizio? No, ma è doppiato. Decine. Hai doppiati? Sì. Certo, sì. Quando... Vivevo il doppiaggio, ho doppiato anche i porno. Cioè, non mi hai chiesto. Come no, deve doppiare no, un porno, cioè, Marco? Così no, spiega un po', spiega un po'. Che volta anche la U. Tipo? Iha! Pure c'era, no? Si fa. Hai doppiato non... chi? Mezze hai doppiato frasi, John Holmes? Paroline, quelle che si sentono. Per esempio, doppiavi chi? John Holmes? No. Più bassi? Più a parte che non li conosco. Il copione è chi lo sa. Non è che mi manchino molto i nomi di questi. Allora, scusate, però, scusate. Intanto gli americani c'erano... Spesso capitava che vedevi sempre gli stessi, insomma. Certo. Se non de faccia... Non diciamolo, comunque abbiamo capito, Maurizio, abbiamo capito. Se riconoscevano. Vi presento Erika Last. Lust. No, Last. Last o loose? Last. Elle est sexy, moderne. C'est la personne la plus cool que je connaisse. How did it all start? Yes. What happened? How did I become Erika Last? It's a long story. And actually, it started kind of back at university. I was a student of political science. And I was very much into analyzing, deconstructing, trying to understand power balances in the world we live in. And at the same time, I was a young person, young adult, intrigued with my sexuality. I had a boyfriend, of course, I had a few boyfriends, but particularly this one, who one night came to my place with a DVD. And then we started to watch this film. I remember this feeling of getting horny. Of course, my body reacted to the explicitness of these images. But at the same time, I felt like, oh my God, I don't like it. What's happening here? I don't like her, I don't like him. I don't like the way they are interacting with each other sexually. It felt like she was there to please him. She was there to give him his sexual experience. But it wasn't really about her. It wasn't about, you know, her desire, her fantasy, her pleasure. And then I started to Google, I started to find some books. And in that book, it became clear to me that porn is so much more than porn. That it's actually, you know, this discourse about sexuality and about femininity and about masculinity and how we interact with each other sexually. And then I realized that it is what it is, basically, because of who is making it. Because most of the people who have been making porn during the evolution of pornography have been men, you know? We are still today very few women. And I think that we are at a point where that is now extremely needed, because we are fed with all this information about sex, but it's all from the male gaze, from a male perspective. And I think that this is where we need to start thinking that if we want to see a better portrait of human sexuality, it cannot only be made by men. We need women. Diceva David che anche lui ha doppiato il film porno. Prova. No, prova. Non devi fare quello che ti dice lui. Ma come andò quella esperienza? Beh, io mi ricordo una scena che l'abbiamo girato con la moglie di un amico mio, che era una doppiatrice pure lei. Eh. E perciò facevamo... Ma una volta finito... cosa facciamo a questo fine settimana? Assolutamente, Paolo, non dimenticare che quella lasagna era veramente ottima. Quindi Colonello,
Tra l'altro, sapete, sì, che cari Pils, che questo, sì, uomo, sì, qua, io ho saputo che ha conosciuto Stan Lee. Chi? Stan Lee è... mai sentito, non so chi. Noi però in compenso siamo dei grandissimi fan di Erika Lust, cioè, ma io, ma sì, cioè io personalmente, comunque, questo porno femminista, ho pensato magari in che cosa è diverso, ero molto incuriosito, questo è una nuova cosa, infatti è molto bello, le luci sono più belle, ma credo, ma cosa cambia? Comunque alla fine scopano uguale, proprio uguale, cioè non vero, cambia per niente. Con più amore. Le posizioni sono quelle. Sono più ragazzi. Sì, ma c'è più erotismo, c'è meno, capito, meno pornografia e più erotismo. Non lo so, sicuro. No, ma torniamo a noi. Allora, sì, abbiamo visto Detective Pikachu. Ah. Cosa Detective Pikachu abbiamo visto, Marco ci ha mandato a vedere Detective Pikachu. Già detto Pikachu. Così è strano. Ma non Detective è per Pikachu, obiettivamente il film è divertente, non riguarda soltanto gli appassionati dei Pokémon, come potrebbe sembrare, perché è un giallo noir, no? Hanno provato a ricreare, insomma, la stessa magia di chi ha incassato Roger Rabbit. Chiaramente non c'è quella varietà di personaggi, come non funziona tanto quanto, però il film comunque resta divertente, fruibile. Il gialletto è da 4 soldi, cioè sembra comunque, sì, di leggere. È telefonatissimo, un diciamo, Mondadori comprato all'edicola. Cioè lo sai dall'inizio un pochettino in che direzione, sì, ma poi sai, per evitare che spoiler, Pikachu, diciamo, che Pikachu è la stessa, è la stessa persona. Esatto, è tipo così. Quanti stragozzillini? È tipo così in realtà. Quanti stragozzillini, ragazzi? Facciamo due stragozzillini. Quattro Pikachu. Ma no, tu devi vedere mezzo. Se è trash. Ma noi, il film non è trash. Anzi, è fatto pure fin troppo bene, quel coso pare vero. È fatto per i trentenni o è fatto secondo per me non è fatto proprio per nessuno, perché comunque, cioè, secondo i ragazzini non vedono altre cose. Io ho 30 anni, Pokémon, sì, gli voglio bene, amici, però non è che, insomma, non lo so per chi è fatto, sinceramente. Grazie ragazzi, grazie ai Pils. Grazie. Prendo l'occasione al volo, perché dobbiamo salutare i nostri ospiti, per ricordarvi che sabato e domenica al Salone Margherita c'è Morgana contro tutti, bis. Morgana Giovannetti, che è un'attrice che hai scoperto tu, per Francesco, a 6 anni. Alla tenera età di 6 anni. Aveva 6 anni. Sì, sì, neonata. Era piccolissima, l'hai fatta recitare e adesso è una grande attrice. Sì, qua canta, balla, imita. Sa far di tutto, veramente. A ogni modo, io... sabato e domenica al Salone Margherita. Se io voto per... il bagaglino, un nuovo ritorno del bagaglino in TV. Se ce lo fanno fare. Loro ci sono. Noi ci siamo. Intanto, Maurizio, grazie a te per essere... Noi ci stiamo. E Donatella ci sono, potete prendere pure David. Vediamo un po' che dico. Tra l'altro, fammi salutare una carezza a Giacomo Battaglia, che era, se vi ricordate, Battaglia e Miseferi, due calabresi, sì, facevano in coppia. Certo. Purtroppo Giacomo da poco tempo ci ha lasciato. Era un grande amico, una persona per bene. Noi di Straculto volevamo anche proporvi un'altra protagonista ipotetica di un nuovo bagaglino, vero? Ma chi lo famo fa, Giustini? Giustini lo fa lui, che vivo lo può fare lui. Non pensare che te salvi, se fa. Invece volevo salutare anche David, chiedendogli se mi fa un favore mio personale, se mi fai dal vivo Big Wave Microwave. Che non so, a me fa ride come un cretino, proprio così, allora, fai... Verso la camera. Vabbè, ci vuole un po' di spiegazione, sì, però, perché questo fa parte del Zed come cabarettista americano, che prende un po' in giro il meccanismo dell'umorismo americano. E lui dice che naturalmente c'è il riscaldamento del pubblico prima e lui non ha tanto tempo, perciò possiamo farlo normalmente o possiamo usare microonde. Il microonde funziona così. Questo è un'onda. Questo è un microonda. Una volta onda, microonda. Prodotto di buon scienza, andato male. Wave, bigger wave. Te l'ha fatto in italiano per la prima volta e ha sempre stata fatta in inglese. Oh, grazie. Grazie David. Grazie, David. See you soon. Spero proprio di sì. Però rimani qua, perché adesso c'è, guardate bene anche voi, perché c'è per il momento della nostra meravigliosa e amatissima, eccola là, Alba d'Oro. Gala! Bla 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 cha cha cha.
This is called a blah blah cha cha cha. Having words to feed us too. So you just say blah blah cha cha cha. If I could write some words, don't you know? Still the people we say cha cha cha, let's go. So we'll just leave in this way and we'll say it's a blah blah cha cha cha. Blah 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 cha cha cha. What did you say, baby? This is called a cha cha. Ah, cha cha, I get a time, honey. It's the tune. Blah blah cha cha cha. Way and we say it's a blah blah cha cha cha.